Un incontro per informare sulle patologie rare, in particolare sulla malattia di Wilson, per evidenziare le richieste dei pazienti e per sottolineare l'importanza dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per coloro che sono affetti dalla malattia di Wilson. Si è svolto a Roma l'evento La valorizzazione dei PDTA, Focus su malattia di Wilson, promosso da UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Malattia di Wilson. I PDTA sono infatti strumenti complessi basati sulle migliori evidenze scientifiche caratterizzati dall'organizzazione del processo di assistenza al paziente attraverso il coordinamento e l'attuazione di attività consequenziali e standardizzate da parte di un team multidisciplinare. Ma quanto è importante avere dei percorsi definiti per i pazienti? Fondamentale per poter dire di poter essere su un percorso, avere delle cose chiare. Non è sempre così, però bisognerebbe cercare di poter strutturare meglio anche a livello nazionale con delle linee guida quelle che sono le necessità di ciascun tipo di paziente o di gruppi di patologie. E in questa giornata cercheremo di capire meglio qualcosa sul PDTA della sindrome, della malattia di Wilson. Sono 2 milioni le persone affette da malattie rare. È necessario ora che la politica approvi i decreti attuativi. Lo stato dell'arte ora per quanto riguarda le malattie rare è quello di chi possiede un buono strumento di norma, una buona norma. La legge quadro sulle malattie rare ha cercato nella sua lunga gestazione di affrontare un po' tutti i problemi, la diagnosi, la cura, la ricerca, l'impatto sociale, l'organizzazione strutturale proprio di un edificio così complesso come quello rappresentato da migliaia di malattie rare, no? Però tutto questo rappresenta un bene al quale non c'è accessibilità. Non hanno accessibilità i malati, non hanno accessibilità le associazioni, non hanno accessibilità coloro che si occupano di ricerca e di modelli organizzativi. Perché mancano i famosi decreti attuativi. Abbiamo bisogno che il nuovo governo, nella persona del nuovo ministro e dei sottosegretari che contribuiranno con lui, mettano subito a fuoco l'attesa che c'è in almeno 2 milioni di malati, perché in tante sono i malati rari in Italia, perlomeno in questi 2 milioni di persone, quindi come un gesto di rispetto nei loro confronti, approvazione il più rapida possibile dei famosi decreti attuativi. La malattia di Wilson coinvolge molti organi, ecco perché è importante avere un team multidisciplinare che lavori sul paziente in modo organico. Il team multidisciplinare è auspicabile in molte condizioni, ma quando parliamo di malattie rare, per esempio la malattia di Wilson, direi che ancora di più c'è la necessità di mettere insieme competenze diverse, competenze specialistiche diverse. Tra l'altro, la malattia di Wilson ha la possibilità di coinvolgere molti organi, cioè il fegato, il sistema nervoso, innanzitutto. Quindi può richiedere la competenza del pediatra patologo, poi dell'epatologo, del neurologo, del neuropsichiatra infantile. E quindi già di per sé è una malattia che richiede un intervento multispecialistico.